Amici di Fishing Evolution, oggi mi trovo su una delle tante spiaggettine microscopiche di Cannigione. Cannigione ha un fondale molto misto, sassi, alghe, e devi individuare proprio ad occhio la chiazza verde dove lanciare. È un po' particolare qui, però se riesci a appoggiare il piombo, l'esca soprattutto, nella chiazza verde e quindi a ridosso di scogli, tane, qualcosa esce. È una spiaggia a cui sono abbastanza affezionato. Ci sono venuto, in realtà non dovevo essere qui oggi, sono venuto in Sardegna per farmi un ponte di Pasqua in relax e per registrare dei video subacquei che posterò sul mio canale, degli assetti dei travi. Voglio proprio far vedere come sta un travi in acqua, cosa succede quando recupero un trave, quale flotterino utilizzare per quale esca, se si alza o non si alza, per vedere proprio tante cose che ci chiediamo quando siamo fuori, no? Dici, ma sto coreano starà galleggiando, sto flotterino andrà bene, chissà come sta in acqua il trave in questo modo. Ecco, questi sono i video che sono venuto a fare. Però stamattina sono passato al negozio di pesca di Palau, Barracuda, e parlando un po' con lui, col titolare, mi ha detto che aveva il BB nostrano, loro, vostrano in questo caso. Praticamente non ho potuto non prenderlo e mi sono fatto dare una decina di pezzi innescabili interi, che poi andremo a vedere come innescarli, perché sono talmente grandi che non possono essere ruotati sull'amo. E allora ha detto, sai che c'è? Ho un bel BB, ho un bello spot da orate, bisogna solamente centrare il lancio. E io qui ci ho già pescato, non è tanto centrare il lancio ma è il recuperare, quindi dovrò utilizzare dei piombi con delle alette che si staccano da terra, perché è il piombo che poi va ad impigliarsi il recupero, e se si impiglia il piombo con un bel pesce attaccato, so, sì. E dato che questa è una pesca d'attesa, perché quella con un BB di zona, con un bell'amo piazzato su una chiazza, è una pesca più d'attesa che a tempo, dico, sai cosa? Nel frattempo che io mi faccio i miei video subacquei qui, lancio una canna. Tanto per iniziare, ho scelto una canna da 4,5 metri, una 150 grammi di potenza, un mulinello imbobinato con del 26 e uno shock leader 26-57. Sarebbe stato opportuno un filo diretto, ma non sarei riuscito ad arrivare lì, perché credo di arrivarci proprio pelo pelo, e monterò un amo solo. Farò un trave con uno short rovesciato, metterò un bracciolo alto e l'esca agganciata sul bike clip vicino al piombo. Dall'ipotetico attacco del piombo partirà un altro pezzettino di filo con il piombo, in modo che lo sgancio rapido non lo metto a ridosso del piombo, rimane un po' più sollevato. Ora ci vediamo il trave. Partiamo dal cassettone delle meraviglie. Fuori il big basket, che qui ci sono tutte le cose che dopo mi servono, una base dello 0,40. E iniziamo dal capocorda. La girella sì, sembra un po' piccolina, ma è una girella in acciaio inox, quindi misura contenuta, alta potenza. Nodo della girella, andiamo a chiudere e lasciamo un piccolo baffetto che andremo a coprire con un conetto stonfo misura 1, che salirà solamente sul baffetto e sul nodo della girella, lasciando la girella libera. Vai con lo snodo, classico snodo clippato. E parto questa volta con lo stopperino, essendo uno 0,40 riesco a lavorare bene anche con gli stopperini in gomma, quindi uno stopperino misura L, una perlina in vetro della misura giusta, perché qui utilizzeremo una girellina leggermente più grande della classica micro girellina, nonostante poi sembra sempre piccola ma comunque in acciaio inox. Io ora sto utilizzando solo girelle in acciaio inox, sono una salvezza. Successivamente l'altra perlina in vetro, quindi effetto cuscinetto, due perline, una sopra una sotto, la molletta che non manca mai in un trave clippato, specialmente un clippato dall'alto al basso come questo. Sotto la molletta, ennesima perlina in vetro
e a chiudere, ecco lo snodo, a chiudere l'ultimo stopperino che andiamo a tirare su, piano e bagnato. Lo snodo è pronto, eccolo qui, snodo su perlina, doppia perlina, GL in acciaio inox e molletta a compressione. Spostiamoci in basso e andiamo in zona bite clip. Scendendo sotto, lì praticamente ho scelto di utilizzare un bite clip della Breguet, l'Impact 1, un bite clip che sgancia con l'impatto dell'acqua, ideale all'amo che andrò a utilizzare dopo, perché qui l'innesco sarà almeno su un amo 1-1-0-2-0. Questo bite clip, quando impatta nell'acqua, si capovolge indietro, l'acqua spinge quella paletta e sgancia l'amo. E lo andiamo a legare in basso al trave, ma prima inseriamo un conetto, un altro conetto anche in basso, perché lo farò salire sulle spire del nodo che andrò a fare su questo bite clip. Come si lega questo bite clip? La parte superiore è quella dove c'è la curva che si capovolge di plastica. Avviciniamo anche qui l'uni, avviciniamo, qui bagniamo. Serriamo il nodo e andiamo, prima di far salire il conetto, andiamo a tagliare un pochettino, lasciando un baffettino che andrò a coprire con il conetto stesso. Questo conetto si bloccherà proprio con le spire del nodo, per quanto è piccolino. Così è tutto estremamente pulito. Lì si aggancia l'amo e questo bite clip ha anche l'attacco del piombo integrato. Solo che stavolta il piombo non lo aggancerò all'impact 1, ma farò un riportino, metterò un pezzetto di filo e aggancerò il piombo un po' più in basso, utilizzando un piombo con astina mobile come questo, l'anaconda. Cercherò di creare un trave più possibile anti-incaglio e questo riportino che vado a fare sotto il bite clip mi permette di sganciare il piombo e di lasciare l'esca un po' più in alto. Poi sotto ho sia il riportino che l'anaconda, che ho modificato in questo modo con lo spin link della Breakaway per essere agganciato e intercambiato rapidamente. Passiamo ora al bracciolo. Il bracciolo verrà rapportato per diametro e per amo all'innesco. L'innesco è questo, ovviamente non la renicola, ma un bibby così, che andremo ad innescare passandolo dall'alto. Un paio di bibby si sono già nascosti, bene, significa che sono molto vivi. E quindi qua ci vuole bracciolo adatto, amo adatto. E quindi dal momento che dobbiamo innescare al contrario, utilizzando, sperando di averlo, un ago con occhiellino, vediamo un po'. Fantastico, neanche una. E allora, dato che non abbiamo neanche un ago con un occhiellino, dovremmo tentare di passare il bibby sempre per lungo utilizzando un ago da un millimetro. Fatto che i miei aghi sono tutti sporchi, dove poter inserire all'interno dell'ago stesso il filo e tirarlo. Questo mi sembra abbastanza pulito. Partiamo con questo. Dobbiamo scegliere un amo adeguato. Io direi un M50 dell'1 è un amo che può piacerci per quel bibby. Legare il bracciolo. In questo caso non lesiniamo col diametro. Io direi che questo BB un 30 lo merita tutto. Andiamo a legare l'amo. Il baffetto lo lasciamo un pochino lungo perché qui facciamo scendere il BB dall'alto praticamente. E un baffetto corto romperebbe le scatole. Invece quando arriva giù lui si piega, tac, e mandiamo il BB a battuta. Dopo aver mandato il BB a battuta mettiamo anche un fermesca dietro. Però adesso dobbiamo fare il tutto al contrario. Vedete innanzitutto l'ipotetica lunghezza, dico ipotetica perché fortunatamente avendo fatto uno snodo
con due stopperini possiamo poi addrizzare il tiro qui. Quindi vediamo un'ipotetica lunghezza agganciando l'amo qui, andiamo su, teniamo l'amo agganciato, andiamo su, lo lascio qui 4-5 cm in più. Adesso bisogna prima inserire il bibbi, poi andare a legare l'amo. Una volta legato l'amo andiamo ad addrizzarlo, lo mettiamo in tiro il trave, mettiamo la canna sul picchetto, trave in tiro, così ce l'abbiamo in verticale col piombo e riusciamo a tirarlo in modo perfetto, né troppo né troppo poco. Non avendo l'ago con l'occhiello, perché adesso questa pratica era semplicemente fattibile con l'ago classico con l'occhiellino dietro o quello plus tech con l'aggancino piccolino, perché a questo punto io avrei potuto anche fare una piccola asola e mettere come aggancio anche una girella con attacco rapido, sempre ovviamente rapportata alla pesca che stiamo facendo. Non ce l'ho l'ago con l'occhiello, tutta la pescata di oggi è stata improvvisata, dal fatto che sono andato al negozio, ho visto quei bibbi, ho detto cazzo, come si fa a non mettere a mollo quei bibbi? E quindi un ago da un millimetro, ovviamente deve essere bagnato perché è ruvido e sporco, bagnato bene, lo passiamo all'interno del bibbi, se è pulito dietro riusciamo ad infilarci dentro anche lo 0,30, eccolo qua. Lo infiliamo all'interno del lago, però già così se dovessimo passare all'interno del bibbi qua, ok, tiro, dovrei trovarmi poi il filo, me lo dovrei portare fuori. Ci proviamo, mando il filo dentro, ora prendiamo il bibbi dalla parte della testa, lo andiamo ad innescare sul lago. Lo passiamo praticamente tutto da parte a parte, eccolo qua, tiro, eccolo, e faccio entrare l'amo all'interno del bibbi. Olè. Adesso un bel fermaesca qui e lui è pronto per andare in missione. Lo rilasciamo qui, bello tranquillo, vado a prendere un fermaesca. E come fermaesca vado semplicemente a mettere uno stopperino grande, molto grande, a battuta col bibbi. Stopperone in questo caso. Qui abbiamo un bel bibbone bloccato tra la curva dell'amo e il fermaesca. Adesso non ci resta che legarlo, agganciarlo e lanciarlo. Per ora lo lascio qui. Lo lascio qua perché vado ad aprire la canna, la metto in tiro, la metto sul picchetto, piombo in tiro, così vado a legare direttamente il bracciolo col piombo in tiro per agganciarlo al punto giusto.